Si lotta contro il tempo per spegnere le fiamme ed evitare che l'intensificarsi dei venti previsto da domani possa dare nuovo vigore all'incendio che da domenica ormai sta interessando il territorio di Passo Lanciano nel comune di Letto Manoppello. Un'area di circa 35 ettari all'interno del Parco Nazionale della Maiella, dove una cinquantina di uomini dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei Carabinieri Forestali, dell'Esercito con gli Alpini del 9° Reggimento del Battaglione Vicenza e dei tecnici del Parco e del Comune stanno operando per domare le fiamme, anche con l'ausilio di 4 mezzi aerei, un elicottero della regione e un Ericsson e 2 Canadair del COAU, il centro operativo aereo unificato, coordinati dal DOS Piero Polimene, il direttore delle operazioni di spegnimento del comando dei Vigili del Fuoco di Pescara. La situazione è tenuta sotto controllo nel quartier generale dei soccorsi, allestito nel piazzale di Passo Lanciano, dove partono anche gli impianti di risalita verso la Maielletta. Fabio Ferrante, referente della regione Abruzzo per l'AIB, l'antincendio boschivo. Come stanno andando le operazioni di spegnimento di questo incendio che ormai va avanti da 4 giorni, da domenica? Sì, dal mezzogiorno, circa mezzogiorno di domenica, su 2 fronti, uno versante sud che sta insistendo verso Monte Passo Lanciano, uno versante nord che sta insistendo invece verso valle tra il comune di Letto Manoppello e Serra Monacesca. È una situazione molto complessa perché ci troviamo in una zona ricca di vegetazione, soprattutto a terra, perché l'incendio sta ripercorrendo un vecchio incendio del 2007 dove praticamente troviamo tantissima necromassa a terra che è come petrolio vegetativo e sta richiedendo sforzi veramente disumani e stiamo cercando di fare di tutto per contenere il più possibile questo incendio. Che tempistica si prevede per incendi di questo tipo? Non c'è la possibilità purtroppo di definire una tempistica. Abbiamo degli obiettivi perché purtroppo sappiamo che nella giornata di domani dovrebbe aumentare di parecchio la ventilazione. Quello di cercare di contenere il più possibile e di rendere gestibile l'incendio entro la giornata di oggi, perché altrimenti domani avremo delle grosse problematicità. E ripeto, è una situazione molto complessa. Io ho avuto purtroppo esperienze anche in altre situazioni del genere, mi ricorda tanto il Morrone del 2017 come tipologia di vegetazione a terra. Cos'è che è andato a fuoco esattamente? Nessuna infrastruttura, nessuna abitazione, costruzione, esclusivamente vegetazione da pascolo e vegetazione da percorsa già da incendi dove c'è tutto questo materiale incombusto a terra. In pochissima parte, almeno fino adesso, ha interessato bosco e ha ripercorso purtroppo delle pinete ancora vive che avevano resistito all'incendio del 2007 che invece in questo caso sono state interessate. Adesso verificare lo stato di quelle pinete non è ancora possibile, c'è troppo fumo, spero che non siano state eccessivamente danneggiate. Si sa qualcosa sulla natura di questo incendio? So che i Carabinieri Forestali stanno eseguendo un'attenta attività di indagine, hanno già addirittura perimetrato delle aree che possono essere le aree di innesco e ovviamente l'attività di indagine in corso saranno loro poi che vedranno come se è possibile ricostruire l'origine.